Da Babele la Macedonia ha una nuova veste perché cammina sulle orme della parola di Dio e in particolare della parola liturgica. Lo abbiamo fatto nell'Avvento, lo abbiamo fatto per Natale e lo facciamo anche il primo giorno dell'anno che la Chiesa dedica ad una festa particolarissima che è Maria, Madre di Dio. Ma è una festa liturgica recente, ma si poggia alle sue fondamenta in un antichissimo dogma, cioè verità di fede, perché Maria, Madre di Dio, fu proclamata nel Concilio di Efeso nel giugno del 431, quindi siamo in qualche modo alla nascita della Chiesa. Sì, quasi all'inizio. Quasi all'inizio. Ecco, ma cosa vuol dire Madre di Dio? Ma vuol dire che è colei che ha generato Dio. Perché? Perché c'era un'eresia vagante nella Chiesa, l'eresia nestoriana, che diceva no, Maria non è la Madre di Dio, è la Madre di Gesù. E dopo aver proclamato Gesù, il Cristo, uomo e Dio, allora bisognava in qualche modo anche dare una configurazione alla presenza di Maria in questo dogma. Difatti non è solamente la madre di Gesù, dell'uomo Gesù di Nazareth, ma è la madre del Figlio di Dio. E questo dogma mariano, così importante, ebbe, bisogna tenere presente che nella Chiesa i dogmi non nascono così ex abrupto perché il Magistero lo proclama. È il popolo che già sente come vera questa definizione di fede, tanto è vero che dopo il Concilio si sentirono così appagati nel poter rivolgersi a Maria, Madre di Dio, che cosa fanno? Che vanno, come è stato in qualche modo nell'apertura del Concilio Vaticano II, vanno verso la Chiesa che raggruppava, che radunava i padri conciliari, e andarono tutto il popolo con le fiaccole per ringraziarle di questa verità che avevano proclamato. Il Vangelo oggi parla però dei pastori di cui abbiamo parlato nella nostra puntata natalizia, i pastori che si stupiscono perché incontrano questa verità proclamata dagli angeli. Allora, anzitutto bisogna dire che i pastori, è significativo questo, che la prima rivelazione o la prima epifania è proprio davanti a delle persone che sono ritenute di poco conto, specialmente dai farisei, dai capi religiosi, perché erano gente nomade, era gente che non poteva, proprio per il tipo di situazione esistenziale in cui vivevano, non potevano praticare tutte le leggi, eccetera, eccetera. Per cui cosa fanno? È già il primo annuncio che sarà quello che diceva il profeta Isaia, è una lieta notizia per i poveri, e questi sono i poveri. Sono realmente i poveri perché sono gli emarginati, buttati via, che non hanno significato. Allora la prima apparizione di questo bambino che nasce è proprio questa lieta notizia portata ai poveri. Che poi chi erano i poveri? Erano coloro che, non avendo niente, si aspettavano tutto da Dio e quindi avevano il cuore preparato, gli Anavim, avevano il cuore preparato per accogliere questa bellezza che stava manifestandosi a loro. Gli Anavim sono i poveri di Dio. Sono i poveri di Dio. È il modo ebraico di dire. Esattamente, proprio così. E la Madonna è lì insieme a loro, con questo bambino tra le braccia, che è la salvezza del popolo.